Ho saputo ultimamente che un ragazzo che fa parodie animate ha fatto una parodia su di me. Devo assolutamente commentarla perché ho visto un secondo di quella parodia. Un secondo e ho detto wow. Attenzione, questa è una parodia, non vuole offendere nessuno. Vuole solo farmi divertire, non sono un hater, porca vacca. Lo sappiamo che lo fai perché scrivere fa igiene il titolo porta più. Vabbè, ma è normale, vabbè, lo farei anch'io, infatti lo faccio anch'io. Va bene zio, vediamo che cosa hai fatto, vai così. Se non merita il mi piace solo la intro, io non lo so. Un pomodoro che si spiaccica per terra. L'arte contemporanea può andare anche a puttane, per quanto mi riguarda. Bella a tutti ragazzi, io sono Pavijay e oggi apriremo questi pacchi giganti. Oh, come ho preso. Ragazzi, perché ho i capelli quelli con la marmotta morta? Perché ero il mio vecchio taglio di capelli? Questo pacco. Sì, quei muscoli zio non li vedrò neanche tra 2000 anni. Però apprezzo le mutande coi cuoricini. L'apprezzo un sacco. Ma guarda te che cosa incredibile, non mi aspettavo niente di nuovo, guarda. Nutellazza. Cosa? Cosa ho detto? Nutellazza. Perché Nutellazza? C'è anche una lettera, vediamo chi l'ha mandata. Caro Favi, sono Gino e sono un tuo fan. Ok. Spero che il mio regalo ti piaccia. È tutto sì. Quello che mi posso permettere. Sono povero e presto ci sfratteranno. È la madonna. I nonni sono malati e il mio gatto Fufi è stato mangiato dal nostro vicino cinese. Oh mio Dio, beh, meglio di Barbara D'Urso comunque. Sempre meglio di Barbara D'Urso. E fa urlare mamma in camera da letto. Cosa le farà quel maledetto? PS, mi piacerebbe vederti mangiare la Nutella che ti ho regalato, perché questa sarà l'ultima volta che ti vedrò. Con affetto, Gino. Ah, questa è la lettera più triste della mia vita. Che cosa cazzo sto guardando, raga? Va bene. Mangerò questa Nutella per te, Gino. Solo un pochetto. Madonna, ma non faccio così schifo. Almeno il cucchiaino lo uso. Che c'è? Ma questa non è Nutella. Ma che cosa cazzo sto vedendo? Questo dovrebbe essere l'hater di che mi ha mandato la Nutella finta. Che era merda, in realtà, me immagino. E la madonna che lardone è! Cos'è, ragazzi? Lo sto guardando! Gino! Basta, porca Gino! Porca puttana! Mi deconcentro! Poi tua mamma è soddisfatta! Vaffanculo! Donna, assaggia questo involtino! Ma è una gioia! Basta! Dov'è? Ma che... Mi piace questo video, ma io me lo trombo questo animatore. Lo trombo con mio involtino. Ma poi tanto perché il titolo si chiama Favijay parodia unboxing mates saluta Antonio e Gianni Morandi? Ah, perché ci sono dentro il video. Vabbè, non spoileriamo. Ma è geniale sta roba. Poi tua mamma è soddisfatta. Povera, la mamma degli haters. Donna, assaggia questo involtino. Ma è una gioia. Ah, questo sono io dopo la Nutella. Deve essere senza olio di palma. Ah, eccolo Gianni! Povero! Ma perché dovete dire che Gianni mangia la merda? Ma perché? Questo pacco non lo apri? Beh, ecco, non è che mi fidi tanto. Magari c'è dell'altra Nutella. Quella di prima faceva schifo. Apri la testa di cazzo. Ma perché? Questo pacco te l'ha spedito un certo Gino. Aspetta, notate la grandezza delle mani di Gianni, è bellissima. Chiede se ti puoi prendere cura del tuo animaletto, perché i suoi genitori lo vogliono soccorrere. Alien. Vabbè, sto morendo però nel dubbio vaffanculo, va bene. A posto? Ah, non sono morto, ok, fantastico. Mica, quanto è brutto. Stai bene? Non so. Credo che questo essere mi abbia inseminato qualcosa. Ma cosa? Ma cosa? Sembra di sì. Raga, ma che acidi prendi? Che... De Beltro, ma di che acidi ti fai? Devo capire. Ma quali acidi? Spiega! Manda link a Amazon di acidi che servono. Grazie. Ecco, vabbè, comunque ho trovato nel pacco la creatura di Alien che mi ha inseminato e vediamo che cosa sta uscendo da lì. Saluta Antonio. Ma perché? Oh no, sei anche qui. Minchia, quel coglione di mio figlio. Ma povero Antonio. Oh, anche i mates, fantastico, almeno quello. Era, niente, vada lì. Ma perché? Milioni di spermatozoi. E questo è stato il più veloce. Ma cosa? Ma perché?
scena censurata, what? Ringrazio Papa Vegas che ha donato parte della sua pancia per ricostruire. Ma perché? Ma perché? Grazie di cuore, papà. Ne ha ancora in abbondanza. Oddio. Ci piano, Favi, i punti sono ancora freschi. Ma chi mi ha operato? Sono stato io. Perfetto, allora sono nella merda se mi ha operato Surry. Non sapevo tu fossi un chirurgo. Infatti non lo sono. Ah, ecco. Quanto, è finito? No, non ditemi che non è finito, vi prego. Favi J è Favi J, vabbè. Bello però scritto così. È vivo grazie a Zeb89 che è venuto a conoscenza della sua morte e iniziò a bestemmiare talmente tanto dalla felicità che lo risvegliò. Ok, ora sta bene e non apre più pacchi. E effettivamente è per quello che non ne apro più. Gianni, dovendosi sottoporre a interventi chirurgici facciali, ne ha approfittato per trasformare la sua faccia in ciò che ha sempre desiderato. Ora è così. Saluta Antonio, non c'è più. Ora il mondo è finalmente libero. Ma grazie mate, a caso, senza motivo. Gino continua ad iterare i poveri youtubers mentre il suo vicino cinese continua a trombarsi sua madre. Ma poveri gli hater. Bellissimo, è stato stupendo. Fedez e Chiara Ferragni. Vabbè ragazzi, dovevo fare la reaction a sta roba perché non aveva senso e però sono lusingato, seriamente, nel profondo del mio cuore. Quindi ragazzi, in conclusione volevo dirvi una cosa abbastanza importante. Domani, che è domenica, farò una live. Quindi non uscirà Applebee's normalmente, ma ci sarò io in live dalle 3 del pomeriggio in poi. Quindi vi aspetto tutti quanti domani in live sul canale. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto, scusatemi se era un po' corto. Avrei voluto anch'io che la parodia fosse un po' più lunga perché la mia vita ora non ha più senso. Però va bene. E soprattutto i punti di Surreal Power reggono meglio di quanto pensassi. Come al solito, se vi è piaciuto un commento e un mi piace, anche i vari social che come vi ho dato nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.